In questo video voglio mostrarti come sia facile e veloce creare un drop-down list in un foglio Google. Mi riferisco a un menu a tendina che si apre al clic su una cella, permettendo di selezionare un elemento al suo interno. Un esempio pratico di questa funzionalità è l'assegnazione dello stato di un ordine al relativo ID di transazione. Nel caso specifico, ho creato una leggenda dove sono presenti una serie di possibili stati da assegnare all'ordine. Non pagato, pagato, spedito, consegnato o reso. L'obiettivo è quello di creare una cella che al clic si espande, permettendomi di selezionare una di queste voci. Nel mio esempio, per una questione di organizzazione, ho creato un foglio dedicato dove ho inserito la mia leggenda. Nulla vieta di inserirlo direttamente anche all'interno del foglio principale. Ma vediamo come fare. Mi posiziono sulla cella di mio interesse e dal menu Dati con Valida Dati. Assegno come criterio l'elenco dell'intervallo da cui recuperare le voci del mio menu. Clicco sulla selezione di un intervallo dati e lo vado a selezionare. Confermo e salvo. Ecco qua che nella cella desiderata è comparso il menu a tendina che mi permette di selezionare una delle voci da assegnare alla transazione. Per replicare questo stesso menu anche nelle altre celle, posso o trascinare l'elemento, oppure copiare il blocco di celle di interesse e incollarlo, oppure selezionare un range più ampio e ripetere l'operazione che abbiamo visto inizialmente. Tutte queste celle si espandono mostrando il menu con gli elementi che abbiamo appena assegnato. Abbiamo visto che dalla modal della convalida dati è possibile selezionare una serie di impostazioni. Mostra elenco a discesa nella cella non fa altro che eliminare la call to action che mi va ad indicare che questa cella contiene un drop down. A differenza delle celle dove questo elemento è presente e basta un solo clic su di esso per espandere il menu, nelle celle dove la convalida dati è presente ma l'elemento è stato nascosto, dovrò effettuare un doppio clic. In queste celle posso andare ad inserire uno di questi elementi presenti direttamente digitando dalla tastiera, ad esempio pagato, e risulterà come se lo avessi selezionato direttamente dal menu a tendina. Tuttavia, posso anche andare ad inserire un valore che non è presente. Quello che succede all'invio è una notifica di valore non valido, poiché questo valore non rientra nell'intervallo specificato. Dal momento che questo fatto potrebbe creare un problema a livello di coerenza con il resto dei dati inseriti, posso andare ad indicare alla mia convalida dati che in caso di dati non validi l'immissione venga rifiutata. A questo punto, se andassi a scrivere il testo visto in precedenza, nel momento in cui premo invio, comparirà una modal che mi avvisa che i dati inseriti nella cella in questione violano le regole di convalida impostate per quella cella e il valore viene automaticamente rimosso. Un'altra impostazione utile è la rimozione della convalida dati dalle celle, poiché non basta selezionarle e premere il tasto Canc o Delete, bensì per poterle rimuovere è necessario riaprire la modal della convalida dei dati e cliccare sulla call to action Rimuovi convalida. Spero che questo video ti sia piaciuto. Fammelo sapere nei commenti e non perditarti a scrivere se hai curiosità, dubbi o suggerimenti sul JavaScript che vorresti approfondire. Ti invito inoltre a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!